Bentornati con noi a bordo campo. Sono le 16:22, si gioca il 17esimo. Con Deli che entra in area di rigore, non calcia in diagonale, palla sul sinistro. No! Gran gol, l'avevi detto, andiamo in pubblicità. Scusate, cosa ho detto? Rientriamo dalla pubblicità. Bravo! E allora, se le cose le sapete da mi prima. Mi stai superando, mi stai superando. È rientrato bene, hai visto? Bello, bello, bellissimo, bellissimo gol di Donna. Bene, e il quarto gol in questa stagione per Deli, che ha chiuso triangolo con un avversario. È stato freddo a non andare col destro di prima intenzione, a sterzare sul sinistro e a trovare l'angolo più lontano, bacino al palo del pallone e palla in fondo al sacco. 1-1 per pareggio per la squadra di Stroppa. Quarto gol in questo campionato per Deli. Foggia che un minuto prima aveva fatto una sostituzione, è uscito Nicastro ed è entrato Floriano. Cambia nulla dal punto di vista tattico, si resta col 3-5-2. Davvero molto molto bravo Deli, uno dei migliori del Foggia oggi. Antonio, migliore in campo, al di là del gol, dici. È il giusto coronamento di un'ottima prestazione, veramente un gran bel gol ha fatto. Bene, molto bene. Ma soprattutto Mauro che l'aveva anticipato. Andiamo pubblicità, che al ritorno c'è l'1-1. Vabbè, adesso non voglio. Vedi. Se vuoi te, bravo, finisco. Pulpi. Se vuoi finisco, per me io il risultato lo posso dire? Dimmi, a proposito, ma in questo momento a 4 partite dalla fine. Attenzione, Cittadella in vantaggio. Cittadella in vantaggio con Schenetti, sponda di un attaccante biancorosso e Schenetti all'altezza del dischetto del calcio di rigore infila la porta di Noppert. Da rimessa laterale a difesa schierata, ragazzi, il Foggia ha preso il gol del 2-1 al 63. La difesa di oggi è la difesa del spettrali ricordi. Sì. Per la difesa del girone. C'è stata questa rimessa con le mani lunga da parte di Salvi, ancora una volta Camporese Bardi, ha lasciato che Vido facesse la sponda per Schenetti, che ha fatto 2-1. Dura un minuto esatto la gioia per il gol del pareggio di Deli e il Cittadella laterale riporta in Pietro vantaggio. Che no, di sul fallo laterale che ci no perché la poi l'ho visto in ritardo a Camporese, non la lascia, poteva fare anche rigore. Sì, esatto. Perché l'ha tenuto e l'ha lasciata, sì. Incredibile, far per parte. Dinamica ha preso due gol il Foggia, pazzeschi. Fatto lo scarico indietro. Beh, dicevo che in questo momento, però correggetemi se sbaglio, rivediamo la classifica, l'Empoli potrebbe addirittura perdere e andare in Serie A oggi, se non ho, sì. No, perché manca... Addirittura perdere, può? Sì, perché credo abbia 13 punti, no? 14 con... il pareggio, quindi andrebbe a 13, diciamo che potrebbe fine, finire pari, potrebbe sì, insomma diciamo l'Empoli che sarebbe meglio, però comunque di cosa stiamo parlando? Ci aveva già un piede e mezzo, c'è in una classifica che parla molto chiaro in questo momento lì su, sì, dietro si è punto, complicato di nuovo per il Foggia, questi campo, 7 punti sarebbero il commiato da ogni velleità, però ricordiamo sempre, la ragione Stroppo lo disse dopo Foggia Bari, che questa è una squadra che non so, a Capodanno avremmo fatto una squadra che è stata pellegrinaggi per la salvezza in classifica a fine novembre. Passate in vantaggio il Perugia. Nuovamente supera addirittura il Perugia più del Bari. Adesso guadagna un punto, va a 61. Subito. E veramente con i risultati adesso si porta solo a 2 punti dalla promozione diretta. Ascoli 1, Perugia certo 2. Che dietro c'è una bagarre da parte l'Empoli incredibile. Di perché in quel gruppone lì una va in A diretta. Cioè guardate che in quel gruppone lì c'è una squadra sola che andrà in Serie A direttamente con l'Empoli. Ha strozzato la palla e gli è andata bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6 squadre in 3 punti, no? Incredibile, cosa... Fino all'ultimo saremo qua tutti con l'ansia in studio. Tutti e voi da casa con noi, tutti ovviamente. Tutti con l'ansia, tutti con gli dobbiamo ansia. Dobbiamo vivere con l'ansia, sì, che bello. Ce ne andiamo a Ferragosto in psicanalisi, eh? Però vabbè, è bello, però un campionato così che fino all'ultimo secondo non si sa. Non ti fare sentire da di donna. Devi sudare. Non ti fare sentire da donna. Le cose belle, capito? Si devono sudare. Che vi perdete. Ma se finisce così io posso andare al mare per le ultime 4 sincero? Vieni qua a scappare voi dai, non mandi dai, la fiori, non che Mauro non mandi la pubblicità e quindi c'è il pareggio del... Ah beh, dovremmo andare bene, una telenorma posso augurarselo, più pubblicità così giusto, non vanno in alto. Intanto continua, ma attenzione, pareggio dell'Ascoli, qua non facciamo in tempo a fare valutazioni che subito dobbiamo rifare tutti i calcoli. Un minuto di distanza tra un gol e l'altro, come era successo al Foggia dopo il bellissimo gol di Deli, le aveva subito subito da Schenetti e c'è il pareggio dell'Ascoli con il Perugia, segnato
Barbara D'Urso, 2-2 e invece volevo... No, ma per gli ascolti, per gli ascolti, per gli ascolti. Senti, solo nominandola, capito? Io c'è un personaggio col che... Col cuore, grazie! Ah, vado per piacere. Che, dunque, io c'è un personaggio che amo, personalmente, imitato da Bucci altrettanto. E c'è ancora, diciamo, se il Foggia riuscisse a ribaltare, presidente Matarrese, potremmo avere due pugliesi nei playoff, magari con il Lecce in B, è un bel momento per il calcio pugliese. La corsa perché è una crescita, la Puglia purtroppo ha avuto un periodo di appannamento. Cosa ha avuto? Periodo di appannamento. Sì, grazie. E quindi questa è una cosa positiva, è un augurio che ci facciamo, però poi alla fine, insomma, se benissimo il calcio, non riserva tante cose. Sì. La vedo lucido, presidente. A proposito di auguri, che c'è? Posso fare io un augurio speciale? No, non è vero, un saluto. Vedi tu, tanto qua stiamo allo sportello, dobbiamo mettere adesso qua. A chi dobbiamo salutare? No, perché voi non lo sapete. Ma gli occhi però, belli. Però la mia famiglia mi segue sempre. Che è un fatto inspiegabile. Ma proprio sempre. Sì. Però c'è mio zio Nicola, che è proprio il nostro primo fan della trasmissione, che io voglio salutare, che ci sta sicuramente seguendo. Nicola Ginosa. Sì, lui viene da Spinazzola, capito? La famosa Spinazzola. Posso, ciao zio. A posto si chiama Nicola. Avete parenti, amici da salutare? Antonio, vuoi approfittare adesso? Sì, gli amici del Foggia Running. Bravo. Di Foggia. Domani c'è una gara podistica a San Giovanni Rotondo, si chiama Mezza del Santo. Bravo. Gli facciamo un bel in bocca al lupo perché sono assidui telespettatori. Perfetto, ecco. Grazie a loro, naturalmente. Bello, bello. Grazie. Io saluto Rosario Rollo, che sta dall'altra parte. Ciao, nel breve, così. Rosaria, tu hai qualcuno? No. Non hai parenti che ti seguono? Non qui. Sì, mi seguono, non qui, però non ormai qui. Sono stanca di salutare. Bravo. È bellissimo interrompervi per annunciare un nuovo cooling break. Ancora? Beh, certo. Ma è questi che metà secondo tempo. La corsa è della Foggia cooling break, com'è che si chiama Foggia? Foggia Running. Ah, Foggia Running. Sì. Ok. Sì. Che succede intanto? Allora, il vabbè, Cittadella Foggia, no, 3-1 col Brescia. C'è un altro gol, ecco, questo intendevo, non è che ho capito cosa stanno facendo Cittadella e Foggia. No, se me lo fai dire più volte è bello. 3-1 della Salernitana sul Brescia, e invece il Foggia, lo ricordo ancora, sta giocando il 24esimo minuto del secondo tempo ed è sotto di un gol contro il Cittadella, però molti rimpianti perché le cose più limpide le ha fatte il Foggia, un'occasione nel primo tempo, non abbiamo capito ancora se in fuorigioco o meno, no, di Mazzeo, poi un gol buono e un palo di Mazzeo, però si fa praticamente Arachiri con due gol evitabilissimi, anzi uno se lo fa proprio da solo, il Foggia un altro gol clamoroso, ma anche sul gol di Schenetti del 2-1 ci sono fortissime responsabilità di una difesa che oggi è sinceramente sembrata un po' svagata. Un bel po' svagata. Spettrali ricordi, come spettrali ricordi di quella difesa che fu. Lo so. Ma Iallaro, pronostico secco, lo chiederò a tutti. Ogni tanto si ricorda da me, dice. Hai capito cosa ti ha detto? Io non mi dimentico mai di te, mai, come tutti i baresi e i tarantini soprattutto, ma anche i leccesi, perché tu facevi male a Lecce, gli hai fatto gol con la maglia del Taranto, gli hai fatto gol con la maglia del Bari, però sempre... Traversa del Parma, scusami, il Parma che ha assediato la Provercelli, come è giusto che sia, fortuita, però ha colpito una traversa. Vabbè, comunque il pronostico su Inter Juve me lo vuoi fare o no? Perché poi lo farò fare se anche ne hai voglia, non è che ti vogliamo. Ci vuoi pensare ancora un po'? Obbligare. C'è una riflessione un pochettino. Ma la vedo un po' dura, nel senso che sarà una partita un po' combattuta, difficile da far muovere molto sta palla, a meno che qualcuno non prende questa padronanza del gioco. Però credo che sia difficile. Sarà una partita molto. Molto fisico, molto attendista, sarà una cosa... La differenza tra Juve e Napoli e Inter Juve è anche se l'Inter, l'Inter a livello proprio mentale, io credo che l'Inter comunque sia un pochettino meglio, Anche se la Juve livelli, organizzata anche con se tutti a quei i livelli l'Inter sta bene. Però io penso un pareggio. Caspita, sarebbe decisivo. Senti, ma intanto il Napoli è detto che vada a Firenze a vincere, è proprio scritto. No, non è facile, però la qualità che ha... Che parata il portiere dell'Ascoli, scusa, Pietro, tra Ascoli e Perugia, veramente un paratone, salva risultati. Sul 2-2, tra l'altro. Dicevi, Pietro, su Fiorentina-Napoli?
La qualità del Napoli alla lunga penso che possa venirne fuori, perché sicuramente per il gioco che ha, lo slancio pure, lo slancio che ha, e per la qualità, la Fiorentina è una buona squadra, però concede Napoli in una gara le sue buone palle gol le trova sempre, è fino all'ultimo minuto, come abbiamo e visto, poi non crede che alla fine vada a rischiare di perdere lo scudetto a Firenze, perché se lo perde a Firenze lo scudetto vuol dire che non hanno fatto nulla. Tu Juve-Napoli la vedesti, Rosaria, la partita di Koulibaly? Ero in radio. Stava a Torino. Ero in radio, giustificata. Però la vedevo dall'altra parte della regia. Ah, quindi capito? Comunque avevi il monitor. C'era il monitor. Scusa, stai in radio, come fai a vedere? Che lavori? Ah, stava alla televisione, pensavo che ci fosse. No, poi dici che uno. Che c'è? Allora, devo dirti un po' di cose. Scusate, c'è dell'arretrato. Vai. 27esimo della ripresa, 2-1 per il Cittadella. Foggia che ha sostituito un difensore centrale, Camporese, e ha inserito un attaccante, Beretta. Significa che Stroppa lascia il 3-5-2, prende il 4-3-3. Chiaramente le prova tutte in questi 18 minuti. Come se fossero dei pullman. Minuti, esatto. In questi 18 minuti che ci separano dalla fine della partita. È stato anche ammonito, Brescia accorcia a Salerno. È stato anche ammonito Calabresi. Qui Noppert blocca su un calcio d'angolo per il Cittadella. Ammonito Calabresi, che ha trattenuto vistosamente Kwame. Anche per Calabresi, come per tutta la difesa del Foggia, un passo, anche qualcosina in più indietro rispetto alle precedenti esibizioni. Partita ancora viva col Foggia che vuole provarci e ci proverà fino alla fine. Qui guadagna un calcio di punizione. No, non credo. Ah, no. Non l'ha fischiato l'arbitro. Io credo che il Foggia stia in vacanza? No, assolutamente no. I ragazzi stanno dando tutto, però hanno di fronte una bella squadra, perché c'è sempre l'avversario. Io credo che il Foggia stia pagando notevolmente, oltre al cooling break, l'assenza di Kragl, tantissimo. No, non dimentichiamo. Perché sia sulla spinta di sinistra, ma sia sotto l'aspetto caratteriale. Settembrini al limite dell'area di rigore, vuole liberarsi per il tiro, l'inserimento a sinistra da parte di Benedetti, si chiude la difesa del Foggia, Foggia sfortunato nel rimpallo, rimessa laterale. E in questo momento, ahimè, anche l'assenza di Duhamel, perché Florian è entrato, ma mi sembra che non sia assolutamente sul pezzo. Ora giocano a tre davanti. Sì, però. Sì, adesso è entrato anche Beretta, però probabilmente un po' di pesi in più in questo momento andrebbe bene, perché devi giocare con palle avanti, ormai manca un quarto d'ora, il Foggia deve cercare sì, anche tutto quello che può succedere. Vogliamo il gol, ma non è che sono un po' stanchi, comunque, onestamente, i calciatori senz'altro del... Ma non solo oggi, proprio in generale, perché comunque hanno fatto un grandissimo campionato, soprattutto nella seconda 2018, parte, 2018, quindi magari ora si avverte un po' di stanchezza, Antonio, no? E tra l'altro si ritorna in campo anche a stretto giro, perché a martedì c'è un altro turno. Ne ha parlato, di quello che diceva poc'anzi Barbara, anche Stroppa in conferenza stampa, e lo sta facendo ripetutamente nel corso delle ultime conferenze. Già nel post derby contro il Bari diceva: il nostro gioco è un gioco particolarmente dispendioso. Abbiamo giocato troppo nell'ultimo periodo e le energie scarseggiano. Direi, da quello che si è visto, che si sta vedendo, che si nota qualcosina in campo. Ricordiamo, Antonio, ricordiamolo amici, il Frosinone in svantaggio in trasferta contro il Cesena e il Parma in svantaggio in casa della Pro Vercelli, il che significa che la seconda posizione, che manderebbe direttamente in Serie A, dove l'Empoli sta andando a vele spiegate oggi anche col conforto della matematica, è a soli 3 punti dal Bari. È un altro paradosso per il Bari. E un altro paradosso è che Tedino, in odore di esonero, ieri sera, che ospiterà il Bari lunedì, è al secondo posto in classifica ed era in discussione ieri. Questo è un campionato molto strano, magari direte livellato. Vido, 3-1 per il Cittadella, e Paperona di Noppert che prende gol sul suo palo, inserimento in area di rigore dell'attaccante del Cittadella, botta secca col destro sul palo di Noppert, palla che passa tra palo e portiere, Cittadella Foggia 3-1. Era vicinissimo. Lo diciamo però senza cattiveria, non è sembrato dare sicurezza al reparto dal primo minuto il ragazzo, sincero. Adesso non c'è nessuna, è una lettura assolutamente, anche nei movimenti, Maurizio l'ha sottolineato. Vediamo il gol, io non l'ho visto. C'è stato Kwame che ha visto con la coda dell'occhio l'inserimento di Vido, conclusione. È ancora 3-1. Una volta per terra però. Sì. Ai. Ancora una volta troppo lunghe le gambe, si siede subito. È ancora una volta per terra, ancora una volta con il corpo all'indietro. Se vai a rivedere l'azione, vedi, va con il corpo all'indietro. E si è girato, col bacino si è girato verso sinistra. Quindi il tiro non era semplice, perché era forte, calciato bene. Sul suo palo, però.
da una posizione dalla quale è difficilissimo fare gol. Sono molto dispiaciuta. Però è vero, perché Maurizio ha spiegato, ma lo vedrete, questa propensione, essendo un longilineo con le gambe molto lunghe, anziché far leva su quelle, anche qui lo stavate dicendo comunque poco fa. Io credo che nella prestazione negativa della difesa di oggi ci sia la percezione che c'era un portiere nuovo e non proprio alla sicurezza del reparto. Non io credo anche il contrario, perché credo che abbia pagato la giornata negativa della difesa, perché anche qui gli avversari gli sono arrivati a 2 metri e poverino, sì, certo, non era piazzato benissimo, però gli sono arrivati 2 volte a 2 metri dalla porta. È una difesa sinceramente da girone, purtroppo oggi non in giornata. Rosaria, un po' tutta la squadra, sei triste anche te? Sono d'accordo, sì, mi dispiace perché penso che il Foggia abbia fatto una buona partita e avevo già la sensazione, ma non l'ho detto, che il Cittadella potesse essere decisivo proprio per la difesa vacillante. Non so fino a che punto invece la pecca è anche il nuovo portiere. Però un po' di insicurezza si percepisce, sì, è vero, è quasi sempre a terra. Onestamente sì, Maurizio pone questo quesito. Brava. È il portiere che non ha dato sicurezza al reparto, il reparto che ha mostrato, che ha trasmesso... La disamina è esagerata. È bravissimo. Com'è che la chiama? La disamina tecnica è bravissima. Secondo me può andare a Coverciano. Hai visto? Donne! Oltre alle gambe c'è di più. Mi sono menata proprio. Andare a Coverciano. Esatto, adesso a Castrocaro. Una a Coverciano e l'altra a Castrocaro. Tanto Maiellaro dà la sensazione, non di dare sicurezza al reparto, ma dà la sensazione che avrebbe detto che la disamina era buona di qualunque cosa avesse detto Rosario Roma. Adesso sono sincero, si è avuta percepito questo tuo pensiero. Sincero, Mauro, ti offro un calcio di punizione dal limite a favore del Foggia. Al 34esimo della ripresa, c'è Kragel? No. Con Mazzeo che va a giro, il pallone non scende. Non c'è Kragel, sarebbe stata la sua. Allora, uno può anche dire che parliamo. Non si legge troppo. No, facciamo vedere, scusate, dammi. No, perché questo allora, è nostro... innanzitutto comprate un pennarello che ci mette, perché questo è scarico. Ma gli hai fatto venire... dove vado? Dove vado? Gli è venuto... Si sono tutti consumati i pennarelli. Tedino, che esonerato, arriva Stellone, questa è la... Come si dice? La velina che... Ce lo dice Franco Cirici. Grazie Franco che ci segue, però devo dire che Maiellaro l'ha detto Franco in tempi non aggiunge sospetti. Aggiunge ancora più pepe a questa partita, ex Stellone probabilmente. Con il... Ciao Franco. L'hanno esonerato Tedino al secondo posto. Penso che sia un record pazzesco, perché il Palermo è secondo. Poi non so, adesso con le avulse, con le cose, come con gli scontri diretti, come Padalino sarebbe se fosse finito. Attenzione, Cittadella pericoloso, Noppert in qualche modo. È stato bravo. Calcio d'angolo per il Foggia, Cittadella che ha giocato malgrado un uomo fosse in terra a centrocampo. L'azione è proseguita. Nuovo del Foggia? Sì, esatto. Quame ha messo in mezzo. Però, e Schiaretti, guarda, a più riprese, non è riuscito a... E anche qui stava piegato all'indietro. Ma guarda, è strano. Ma sarà comodo così? Sì, ma c'è grande facilità. È possibile. Ognuno ha le sue posizioni per dormire, pure io su un fianco. Se la sceglie la sua posizione. Tu come dormi, Mauro Pulito? Ho fatto un esempio. Adesso chiamano così proprio perché non sono la realtà. Però adesso quel tipo di comodità ha parato. Va bene, una volta. Una volta. Ho steso il piede. Va bene, senti, questo campionato, non so, mi viene in mente Napoli-Chievo, no? Sì. Che a un minuto alla fine erano 0-1 e poi finita 2-1, quindi uno dice, ma aspetta a parlare. Però, se il Foggia, come c'è da temere a 10 minuti alla fine, perdesse questa partita, hai ragione tu, potrebbe concentrarsi sulla preparazione della prossima e chiudere meglio possibile. Sul risolvere situazioni interne e comunque salutare che questo campionato con grande positività. Assolutamente. Mauro, raccontare un aneddoto simpatico di un portiere che tra l'altro abbiamo citato ieri, di Garella, famosissimo. Sì. Allora Garella, quando arrivava, ogni mattina che arrivava all'allenamento si giocava sistematicamente due scommesse. Una era per il peso. Se superava un certo e pagava continuamente perché era sempre soprappeso con l'allenatore dei portieri. E il secondo era proprio quello che l'allenatore gli diceva: oggi conto quante volte vai con il sedere per terra nella posizione, diceva Rosario, comoda, cioè con le gambe, che lui voleva invece che si buttasse in avanti come tutti i portieri. E perdeva parecchio anche lì.
ci ha lasciato lo stile ingaggio. Ecco, perfetto. Prima che lo lascio molto, però vai, è vero, andiamo in pubblicità. State le caratteristiche di questi racconti che ci fa Iorio, i campioni che ci hanno...